sono margini di inefficienza e spreco nella sanità delle regioni italiane. C'è ancora una possibilità per poter rendere in questi anni sostenibile il nostro sistema sanitario nazionale con le sue preziose caratteristiche di fondo. Bisogna però rafforzare la condivisione tra governo e regioni. Così il ministro della Salute Renato Balduzzi nel corso della conferenza stampa su chiarezza sui numeri della sanità, sottolineando che senza una collaborazione non si arriva a risultati positivi. La massima attenzione alla sanità del Lazio, un raccordo costante con il commissario Bondi che nella sua responsabilità e autonomia, ecco, credo che stia comunque facendo un grosso lavoro, perché noi cominciamo forse adesso, ecco, a capire ancora meglio esattamente quali sono i nodi della sanità del Lazio. Pari a meno 815 milioni e 91 mila è stato il disavanzo del Lazio nel 2011, un rosso più contenuto rispetto agli anni precedenti, ma comunque il più alto delle regioni italiane. Il trend dei disavanzi del Lazio risulta essere in costante contrazione dal 2007, quell'anno infatti fu di 1,696 miliardi, l'anno successivo di 1,673 miliardi, nel 2009 di 1,419 miliardi e di 991 milioni nel 2010. Critica anche la situazione del centro dialisi Diagest, che rischia la chiusura a causa dei ritardi di pagamento da parte dell'ASL RMA. Tante sono le problematiche che affliggono il nostro paese, ha spiegato il ministro Balduzzi, ma stiamo cercando di trovare delle soluzioni per aiutare i cittadini. E stiamo facendo tutto il possibile, come lo facciamo in tutte le situazioni, perché si possa ridurre al minimo il disagio nei confronti e dei cittadini e del personale che opera in strutture che hanno dei problemi. Certo vale qui come sempre la necessità di tenere insieme il momento del rigore con il momento del sostegno, credo che valga per questa situazione come per tutte le altre.